Benvenuti e bentornati sul mio canale, Il Mondo di Jerry. Per chi è nuovo, per chi non mi conosce, io tratto argomenti del mondo scuola e non solo. Argomenti anche per la classe di concorso a 0,50. Noterete una serie di playlist, dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, ovviamente news, aggiornamenti, scioglimento di riservi, missioni in ruolo, tutorial, GPS, e per quanto riguarda la seconda istanza, anche prossimamente il tutorial delle 150 preferenze. Una playlist di quiz commentati scienze naturali, chimiche e biologiche, delle video lezioni di scienze biologiche, una playlist riguarda la prova pratica di diverse esperienze prese dal web utili per la prova pratica, delle mie video pillole per la prova orale per concorso ordinario e straordinario, un po' di pazienza e caricherò tutto, e altre mie playlist che riguardano un po' le mie passioni. Bando alle ciance, questo video si inserirà nella playlist di scienze chimiche e tratteremo l'energia, lavoro e calore, l'analisi termica di una sostanza pure, nel caso specifico i diversi grafici che vengono presentati nel momento in cui è la variazione anche della temperatura, la teoria cinetica molecolare della materia, i passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetica molecolare. Ovviamente noteremo che i soliti passaggi stato solido, stato liquido e stato gassoso, e viceversa, quindi dallo stato gassoso fino allo stato solido, cosa cambia? Il gas perfetto, la teoria cinetica molecolare, ovviamente P per V uguale nRT, e sappiamo bene che R è la legge dei gas perfetti, la costante che ci indica appunto tale legge, la pressione dei gas, la legge di Boyle, ovvero le leggi di Challis, la legge di Gay-Lussac, che riguardano ciascuna la legge isoterma, temperatura, legge isobara, Challis, pressione, legge isocora, volume, di cosa? Costanti, perché stiamo isoterma, isobara, isocora, anche quel iso sta a indicare costante, uguale, e via dicendo. La legge generale dei gas e le reazioni tra i gas e il principio di Avogadro e non solo. Come abbiamo visto nel video precedenti, gli elementi che esistono come gas a 25 gradi ed in un'atmosfera sono qui presenti. L'unità di misura dell'energia del lavoro, quindi, e il calore è il joule. Joule di per sé è il newton per metro, ovvero il chilogrammo per metro al secondo quadrato. Molto spesso però si utilizza la caloria cala anche nelle crostate, in questo caso dei salattini, che corrisponde alla quantità di calore necessaria per riscaldare un grammo di acqua da 14,5 a 15,5 gradi. E un cal di solito è 4,18 joule, quindi un cal è anche si può utilizzare soprattutto quando noi vediamo nelle etichette alimentari quanto noi stiamo introducendo per quel determinato grammo lì. Di solito un salatino sui 25 grammi si assume che stiamo ingerendo circa 110 kcal, cioè l'energia cinetica è energia potenziale, molto spesso usata in fisica anche nel spiegare semplicemente quando una moto, una pallina in movimento da una montagna vuole appunto scendere da monte a valle, si sa che l'energia cinetica è uguale a zero, energia potenziale in quanto agisce massa per G per H. Nel momento in cui è a valle, ovviamente si sta spostando,
L'energia cinetica è un mezzo m per v al quadrato. Energia potenziale, in base alla disposizione dove si trova a metà percorso o a valle, è sempre mg per h, dove poi ovviamente a valle sarà lo stesso uno stato di quiete. Quindi l'energia cinetica è associata non soltanto al movimento, come si suol dire, quindi dalla massa e dalla velocità di un oggetto, e dipende dalla sua massa e dalla sua velocità, in questo caso al quadrato. Quanto maggiori sono massa e velocità, tanto è maggiore il contenuto di energia cinetica. L'energia potenziale deriva dalla posizione dell'oggetto. L'energia gravitazionale, quindi m per g per h, è una forma di energia potenziale, così come l'energia contenuta nei combustibili o nei cibi trasformabili in calore è un'altra forma di energia mediante reazioni chimiche. Se volessimo appunto trasformare questi esempi in una reazione A più B che dà C più D, è ovvio che c'è sia l'energia cinetica delle piccole molecole, dei piccoli atomi costituenti delle molecole, che ovviamente in uno stato iniziale l'energia cinetica è uguale a zero, ovviamente la reazione si sposta da sinistra verso destra e tale energia cinetica al suo esaurimento sarà zero, in quanto i reagenti li trasformeranno in prodotti. Poi dipende anche da che tipo di reazione, perché come vedremo ci sarà una reazione di precipitazione, ovvero che non tutto il reagente sia consumato e quant'altro. Oppure una reazione acido-base, una reazione anche organica, come nel video riguardo del quiz commentati Scienze naturali, chimiche e biologiche, ho fatto vedere, ho fatto notare le diverse reazioni organiche. La quantità di calore, molto spesso usata in termodinamica, la Q, assorbito o ceduto da un corpo, dipende dalla quantità del materiale e dal tipo di materiale, dalla variazione di temperatura. Infatti il Q è dato dalla massa per calore specifico, che è joule sul grammo per grado, per la differenza della temperatura, m per c per delta t, dove t è dato dalla differenza della temperatura finale meno iniziale. Ovviamente l'unità di misura della quantità di calore è il joule. Il calore specifico quindi è una grandezza intensiva, caratteristica di ogni materiale, e la sua unità di misura nel sistema internazionale è il joule sul chilogrammo per Kelvin. Corrisponde all'energia assorbita o ceduta da un chilogrammo di materiale che provoca la variazione di temperatura di un Kelvin. Ad esempio, l'acqua ha di solito un calore specifico di 4,18 gradi, l'aria di 1, il calore specifico dell'aria è 1, già sul grammo per grado. Ovviamente dobbiamo riferimento che al calore specifico si faccia riferimento al Kelvin. In questo caso, se volessimo la trasformazione dai gradi in Kelvin, si sa bene aggiungere o sottrarre, in questo caso da gradi a Kelvin, 273,15. L'analisi termica di una sostanza pura. Beh, certo, nella curva dell'acqua, al cui calore specifico detto precedentemente, in questo grafico si nota bene la curva di riscaldamento, perché anche quando noi mettiamo a bollire l'acqua sul fuoco, fornendo calore alla sostanza pura, provochiamo i passaggi di stato. L'acqua si trova in questo caso solo in forma solida, nella posizione 1, la temperatura cresce in modo regolare, quindi in forma solida vuol dire che qui l'acqua è ghiaccio e siamo circa meno 18 gradi. Nel momento in cui il ghiaccio comincia a fondere, quindi avviene una sosta termica, ovvero la fusione, quindi siamo circa anche ai 0, ai 5 o 10 gradi, prima che raggiunga appunto lo stato di ebollizione, avviene una sorta di sosta. Non si nota ad occhio nudo, ma avviene.
Infatti, fuso tutto il ghiaccio, dopo la sosta, l'acqua si trova solo in forma liquida. La temperatura cresce in modo regolare. L'acqua comincia a bollire e qui avviene un'altra sosta, chiamata sosta termica di ebollizione. Dopo una volta raggiunti i 100 gradi, ovviamente, evapora tutta l'acqua e si trova in forma di vapore e la temperatura cresce in modo regolare. Quindi, l'analisi termica di una sostanza pura anche in laboratorio, nel momento in cui non mettiamo un becher a riscaldare sotto un fornello, dobbiamo notare due eventi, l'ebollizione e l'evaporazione. Però notando che ci sia anche una sosta termica di fusione e una sosta termica di ebollizione, in questo caso avverrà, visto che non è acqua ghiacciata ma è liquida, avverrà una sosta termica di ebollizione nel momento in cui bolle l'acqua e poi nello stesso tempo evapora. Quindi l'evaporazione è la tensione di vapore è inferiore alla pressione atmosferica. Il vapore si forma solo sulla superficie del liquido. Nell'ebollizione invece la tensione di vapore è uguale alla pressione atmosferica e le bolle di vapore si formano in tutto il liquido. Notiamo un altro grafico dove in ascissa c'è il tempo e in ordinata la temperatura. Si nota bene che ovviamente a 0 gradi, a 20, 40 e così dicendo. In questo caso è stato preso un acido stearico, quindi non è acqua. La temperatura di fusione e di ebollizione di una sostanza pura sono sempre le stesse se la pressione è costante e non dipendono dalla quantità coinvolta. Però attenzione che maggiore la quantità di sostanza sottoposta a riscaldamento, maggiore sarà la sua sosta termica. Esempio, prendiamo la massa dell'acido stearico. Portiamo da una temperatura 20 a una temperatura di 100 gradi. Nel primo caso utilizzo 4 grammi di acido stearico, linea rossa, e nel secondo caso prendo 6 grammi di acido stearico. La sosta termica è minore nella massa dell'acido stearico più piccolo, quindi in questo caso di 4 grammi, cioè maggiore la quantità di sostanza sottoposta a riscaldamento, in questo caso 6 grammi, la cui sosta termica è maggiore rispetto alla massa minore. Come se succede nel caso contrario, sempre analizzando per quanto riguarda l'acqua, curva di raffreddamento? Beh, è il caso inverso, la curva inversa è quella di riscaldamento e la curva di raffreddamento. Anche qui, nella curva dell'acqua, da 100 gradi, quindi dobbiamo leggere da sinistra verso destra il grafico e la fase 1 avremo appunto la fase di evaporazione, quindi le molecole e gli atomi all'interno, gli ioni soprattutto, sono molto eccitati anche grazie al calore. Con ciò avviene una sosta termica detta di condensazione, l'acqua si raffredda, punto 3, si solidifica a 0 gradi e inizia a ghiacciarsi, avviene la sosta termica detta di solidificazione, quindi la temperatura scende sempre di più. Come il caso che abbiamo visto precedentemente, quando l'acqua si trova solo in forma solida, si troverà solo in forma solida, e però da notare anche la temperatura, perché la temperatura iniziale è a 100 gradi, e adesso qui, se vogliamo prolungare il grafico, poi arriva a meno 18 gradi. La temperatura di congelamento viene chiamato anche da non confonderla con la temperatura di ebollizione, perché la temperatura di ebollizione
cala al diminuire della pressione esterna e la temperatura di fusione non cambia al variare la pressione esterna. Questo perché? Perché nel passaggio da un solido al liquido, quindi da ghiaccio ad acqua, ad esempio, l'aumento di volume è molto più piccolo e quindi non viene ostacolato da un aumento di pressione. Ma tali passaggi di stato vengono spiegati anche grazie alla teoria cinetica molecolare. Al crescere la temperatura, aumenta la tendenza di un sistema a passare da uno stato ordinato a uno disordinato. Vediamo la figura, ad esempio, in acqua, nel ghiaccio, ovviamente avviene la costruzione di un reticolo cristallino e le quali le molecole, in questo caso le molecole di acqua, sono ordinate. Quindi qui siamo anche a meno 18 gradi, se vogliamo paragonare all'esempio precedente. Spostandoci sempre di più con la temperatura, quindi siamo qui liquido e qui siamo circa 100 gradi, per intenderci, quindi dove l'acqua bolle, le molecole dell'acqua iniziano a sollecitare, a muoversi. Nello stato gassoso, quindi vapore, aeriforme, vapore, per intenderci, sono mobili. Non a caso notiamo che quando l'acqua bolle, dopo i 100 gradi, si forma appunto condensa, oppure si forma appunto la parte di vapore, per intenderci, sul pelo dell'acqua. E questa è una forma di spiegazione dei passaggi di stato secondo la teoria cinetica molecolare, prendendo in esame sia l'energia e sia la temperatura. Ovviamente sono termini che vengono introdotti grazie alla teoria cinetica molecolare, perché non basti solo sapere che ci sono dei passaggi di stato, basta sapere anche che in quei passaggi di stato, oltre che ci sono anche le fasi di latenza, in questo caso vengono chiamati stato te sosta termica. Il calore latente è una proprietà intensiva caratteristica di ogni sostanza pura, cioè ogni sostanza pura ha un suo calore latente, che rappresenta l'energia assorbita durante la sosta termica. Quindi, in questo caso, il calore latente si fa riferimento alla sosta termica. Il calore latente di, quindi avremo il calore latente di fusione, calore latente di vaporizzazione. Il calore latente, in questo caso di fusione, è l'energia necessaria per fondere completamente un chilogrammo di sostanza. Il calore latente di vaporizzazione è l'energia necessaria per vaporizzare completamente un chilogrammo di sostanza quando la pressione esterna è di un'atmosfera. Caso contrario nei miscugli. I miscugli non sono sostanze pure, cioè non si registra nessuna sosta termica. Continuando a scaldarli, la temperatura aumenta. Questo perché non sono costituiti da un solo tipo di molecola, ma da molecole di varie dimensioni. Le più piccole evaporano a temperature inferiori rispetto a quelle più grandi. Un esempio di miscuglio potrebbe essere l'acqua salata, l'acciaio, l'aria, il latte, la benzina, il vino, il sasso anche, perché no? Ovviamente ci sono miscugli omogenei, eterogenei, miscugli solidi, liquidi, miscugli di solidi in liquidi come la terra e l'acqua e così via, e anche miscugli di solidi in gas, ad esempio lo smog, cioè delle minuscole particelle di, come chiamarle, fuliggine nell'aria, ecco. Oltre alla te la teoria cinetica molecolare, come vedete, è molto molto ampia, però
Per descrivere il comportamento microscopico dei gas, invece, la teoria cinetico molecolare si serve del modello del gas perfetto, con le seguenti caratteristiche, ovvero che le particelle hanno energia cinetica direttamente proporzionale alla temperatura assoluta. Le particelle non si attraggono reciprocamente. Le particelle occupano un volume trascurabile. Le particelle si muovono disordinatamente, quindi si urtano fra loro e urtano il contenitore. In questo caso ho fatto un esempio: alcune sostanze che si trovano allo stato gassoso a un'atmosfera a 25 gradi, ad esempio prendiamo l'idrogeno. L'idrogeno molecolare biatomico H2 forma un composto col fluoro formando il fluoruro di idrogeno, come anche il caso il cloro biatomico con l'ossigeno, si lega con l'ossigeno, forma il biossido di carbonio, che si trova allo stato gassoso, come l'ammoniaca e l'azoto e l'ossido nitrico, il biossido di azoto, usato anche durante la nitrificazione e denitrificazione, tra cui biossido di azoto, ammonio e così via dicendo, sono cicli dell'azoto. I gas reali, infatti, si comportano come gas perfetti, se la loro temperatura è alta e la pressione è bassa. In questo esempio, le particelle si muovono nel vuoto in grande velocità in tutte le direzioni. Il diametro delle particelle è trascurabile rispetto al volume del recipiente e il moto delle particelle è interrotto dagli urti reciproci e con le pareti del contenitore. Cioè, nel momento in cui avviene l'urto, cioè con le pareti e tra gli stessi, tra le particelle, non dobbiamo dimenticare che lì si sta esercitando una forza, lì si sta esercitando anche una pressione. Le caratteristiche fisiche dei gas assumono il volume e la forma dei loro contenitori. Questo è legge. Sono i più comprimibili tra gli stati della materia. Anche questa è legge. Si mescolano completamente in modo omogeneo se costretti in un medesimo contenitore. Anche questa è legge. Hanno densità decisamente inferiore rispetto ai liquidi e ai solidi. Questa è anche legge. La pressione, si sa, appunto, è la forza esercitata sulla superficie, quindi è l'effetto macroscopico degli urti delle particelle sull'unità di superficie, come in questo caso nel palloncino, quando noi soffiamo nostro ossigeno, e parlo di ossigeno, e qui vi spiego anche perché. Dire ossigeno e dire aria. Chi fosse all'Università di Scienze Ambientali e mi direbbero appunto cosa soffi nel palloncino? Aria o ossigeno? Beh, provenienti dal nostro corpo, si sa che nel nostro ciclo noi respiriamo ossigeno, emettiamo biossido di carbonio dal naso, quindi si sa bene che in questo caso tali particelle sono composte da biossido di carbonio e ossigeno, ma non da aria. Perché aria? Aria è quei gas, diciamoci la verità, tra cui l'azoto, che è il 70%, l'ossigeno, l'argon, i gas minori e così via. Quindi è una netta differenza dire aria e ossigeno. Quindi fate attenzione perché in questo caso anche qui c'è il biossido di carbonio, c'è l'ossigeno, c'è l'azoto e via dicendo. Ritornando quindi, la pressione è la forza esercitata su una superficie, in questo caso l'aria. Ma si sa anche che la forza è la massa per l'accelerazione nel momento in cui siamo in moto uniformemente anche accelerato, questo anche in fisica, per
Però quello che ho voluto inserire in questa diapositiva è l'unità di misura. Si sa bene, anche come ho fatto notare nel mio primissimo video, le unità di misura della pressione sono molto importanti perché un'atmosfera corrisponde ai 760 millimetri di mercurio, vuol dire che nel barometro 76 centimetri sono costituiti, la pressione occupa quei famosi 76 centimetri esercitata poi dalla pressione atmosferica, quindi perché qui è il mercurio, cioè dentro il mercurio. Quindi 760 mm mercurio corrispondono poi a 760 torr. Un atm corrisponde a 101,325 Pascal, quindi anche in questo caso è molto importante tenere a mente questa cosa qui. La pressione è una grandezza intensiva derivata, diciamo, cioè la sua unità di misura nel sistema internazionale è il Pascal. Un Pascal in questo caso è un newton su un metro quadrato, cioè un chilogrammo su, in questo caso si scrive anche così, metro per secondo quadrato, tra parentesi quadrate. Esistono però anche altre unità di misure. Il bar che è 10 alla quinta Pascal, ovvero 0,9869 atmosfere. Questa anche è un'altra cosa importante, molto usato all'università durante i problemi di esercizi di chimica. Atmosfera, dove ci ho detto, e millimetri di mercurio che corrispondono a un millimetro di mercurio corrisponde a vero un torr. Nel 1644 l'evangelista Torricelli costruì un dispositivo per misurare la pressione atmosferica, il primo barometro a mercurio per intenderci, i famosi 760 mm che sono 76 centimetri. Il livello di mercurio nel tubo non scende ulteriormente oltre al livello selezionato, perché lì si esercita la pressione chiamata pressione atmosferica. A causa della pressione che l'atmosfera esercita sul mercurio nella bacinella, Hg. E come nel caso anche in una scala molto più ampia, c'è la colonna d'aria che si esercita sulla nostra crosta terrestre e sulla crosta oceanica, e a livello del mare, quindi siamo qui a un'atmosfera. Salendo sempre di più, ovviamente la pressione atmosferica diminuisce, quindi la pressione atmosferica aumenta nel momento in cui noi raggiungiamo appunto il livello del mare, cioè come in questo caso sono stati anche utilizzati anche diversi strumenti, tra cui i manometri per misurare le pressioni dei gas. Qui riporto un esempio nel caso anche del mercurio. Quindi in questo caso la pressione gas è uguale alla pressione dove il mercurio raggiungeva, ossia l'altezza misurabile. Un altro caso anche quando veniva usato lo stesso esperimento, però ovviamente considerando la pressione atmosferica. Quindi che cos'è di per sé la pressione del gas? È la pressione, i famosi 76 centimetri 760 mm più la pressione atmosferica esercitata nella colonna. Un altro esempio, anche qui vi ho riportato apparati per studiare le reazioni tra pressione e volume di un gas, sempre per quanto riguarda il mercurio. L'esempio, se io volessi, in questo caso, viene esercitato un gas di 100 ml. Il mercurio raggiungeva fin qua. Se io esercito un volume minore rispetto al precedente, sempre di gas, il mercurio raggiungeva fino a 760 mm, quindi 776 centimetri. In questo caso, un volume ancora più piccolo, cosa succedeva al mercurio? Il mercurio schizzava, cioè raggiungeva 1000
520 centimetri, quindi 1520 millimetri di altezza. Quindi si può dedurre che all'aumentare la pressione che si viene esercitata, il volume diminuisce. Ora notiamo bene la legge di Boyle, legge isoterma, la pressione di una determinata quantità di gas a temperatura costante è inversamente proporzionale al volume, P per V uguale K. Il dell'esempio mostrato ci fa capire perché un gas contenuto in un volume V1 è sottoposto a una pressione P1 da una massa di un chilogrammo, di un pesetto di un chilogrammo. Raddoppiando il peso, in questo caso, quindi aggiungendo 2 kg in totali, qui è soltanto un chilogrammo, cosa succede? È come un pistone, quindi il volume si dimezza a V2, da V1 qui a V2, quindi diminuisce la superficie su cui avvengono gli urti, concentrandosi più vicini. Boyle quindi cosa dedusse? Dedusse semplicemente che il comportamento di un gas reale si discosta da quello del gas perfetto quando la sostanza si trova a bassa temperatura e ad alta pressione. Alta pressione, bassa temperatura. Quindi la temperatura critica, lui aggiunge, è la temperatura al di sotto della quale un aeriforme è in grado di passare allo stato liquido esercitando una certa pressione. È caratteristica di ogni sostanza, un aeriforme al di sopra della sua temperatura critica è definito gas, al di sotto è definito vapore. Anche come? Anche qui, differenza tra gas e vapore. Come nel caso precedente, quando vi ho illustrato la differenza tra aria e ossigeno o aria e biossido di carbonio. In praticità, Boyle, oltre alla sua deduzione alla temperatura critica, è quando viene chiamato gas e quando viene chiamato vapore, è evidente che nella legge isoterma, quindi stessa temperatura, costante temperature, la quantità di gas è costante, cioè P, la pressione, è direttamente proporzionale a 1 fratto V. O meglio, nel momento in cui la legge che vi dovete mettere in testa è questa, cioè P per V uguale P1 per V1 uguale P2 per V2. Perché questa? Semplicemente perché se la temperatura è costante, è ovvio che la temperatura è costante, e in caso in cui la temperatura è costante nella legge, chiamiamola di legge isoterma e di Boyle, non compare la temperatura. Quindi, quali sono le altre unità di misura e forze che vengono esercitate? La pressione e il volume. Facciamo un esercizio rapido. Un campione di cloro gassoso occupa un volume di 946 mL, ha una pressione di 726 mm Qual è la pressione gas in millimetri mercurio? Quindi qui il problema non ci chiede di trasformare, se il volume in atm, visto che il sistema internazionale pressione è l'atmosfera, se il volume è ridotto a 150 mm a temperatura costante, sa già che mi dica temperatura costante, mi fa riferimento P per V uguale costante, cioè è una legge di Boyle. Quindi, data la pressione iniziale 726, dato il volume finale, 946 ml, iniziale, il volume iniziale, e dato anche il volume finale, mi devo trovare la pressione finale. Quindi farò la formula inversa e mi ritroverò con ciò i famosi, espressi dalle giuste unità di misure, i famosi millimetri mercurio. Per casa magari esercitatevi nei momenti in cui, dati questi millimetri mercurio, trasformatemeli in torr, trasformatemeli anche in atm.
E perché no, anche in Pascal. La legge di Chalice, ecco, la legge di Chalice non è tanto differente nella sua metodologia della legge di Boyle. La legge di Chalice, stiamo parlando di esobara, quando la pressione è costante, quindi le altre due unità che dobbiamo prendere in considerazione è la temperatura e il volume. Il volume di una determinata quantità di gas a pressione costante è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta. L'esempio precedentemente, in questo caso, dato il pistone, quindi che esercita, e noi nel momento in cui riscaldiamo, quindi partiamo da una temperatura minore, e raggiungiamo una temperatura maggiore durante il riscaldamento, cosa succede al pistone? Si abbasserà o aumenterà? Il pistone, nel momento in cui poi viene sollecitato da una fonte di calore, non si abbassa. Quindi le particelle in questione iniziano ad assumere velocità. Gli urti saranno più forti, il pistone viene spinto dal basso verso l'alto e il volume del gas aumenta. Si può anche ricordare questa, ma molto è più pratico usare questa formula qui. Perché questa? La variazione del volume del gas aumentando la temperatura di un grado è sempre uguale a 1 fratto 273 del volume del gas che il gas occupava a 0 gradi. Questo perché, grazie a un esperimento proprio da Chalice, il volume si annulla quando la temperatura raggiunge il valore di meno 273,15 gradi. E che è così, cioè, lui ha visto in questo esperimento che il volume si annullava. E questo valore è denominato zero assoluto. Quindi non dimentichiamo che c'è anche questa legge. Molto spesso viene usato il V1 su T1 uguale V2 su T2. E i famosi 273,15 perché il volume si annulla quando la temperatura raggiunge il valore di meno 273, cioè quando in questo caso, se noi dovessimo prendere in considerazione l'acqua, ovvio che a meno 273 lì è ghiacciata. E quindi il zero assoluto non è 0 gradi. Il zero assoluto è il meno 273,15 spiegato proprio da Chalice. E non è un caso perché 273. Se vi ricordate la trasformazione da gradi a Kelvin, è per questo, anche per questo motivo. Più 273,15 con esattezza, e in caso contrario meno 273,15. Quindi non è un caso. L'espansione e compressione di un gas, anche in questo caso, beh, un esempio molto fattibile nel momento in cui c'è una provetta. Nella provetta, di per sé è costituito dal tubo, cioè capillare, quindi le miscuglie, le sostanze che vengono introdotte nella provetta si adagiano fino in fondo, dipende da che sostanza, in questo caso è stato introdotto un gas e un mercurio a bassa temperatura. Se nel momento in cui noi forniamo calore alla provetta, cosa succede? Ovviamente il gas, la legge, occupa tutto il suo volume fino a dove come arriva, e il mercurio sale, cioè all'aumentare la temperatura il volume aumenta. Anche in questo caso, quando la pressione è costante, il grafico c'è anche d'aiuto. Questo è il zero assoluto descritto da Chalice. Nella scissa ci sono le temperature. Qui a 0 gradi, dove l'acqua inizia a ghiacciare.
nell'ordinate c'è il volume in millilitri. Facciamo un esempio. Un campione di monossido di carbonio gassoso occupa 3,20 litri a 125 gradi. E a quale temperatura il gas occuperà un volume di 1,54 litri se la pressione resta costante? Allora, se già mi dice che la pressione resta costante, è una legge isobara. Quindi, in questo caso, essendo isobara, devo rifare riferimento che il volume e la temperatura sono in gioco. Ovviamente, dato il volume iniziale, temperatura iniziale, volume finale, per ovviamente formula inversa, mi ricavo la temperatura. Attenzione però, mi dà la temperatura in gradi e so che la temperatura deve essere trasformata in Kelvin. Dato poi le ovvie semplificazioni, ottengo la temperatura richiesta. Gay-Lussac non si formò la legge isobara. Infatti, ciò che divise Charles, ma aggiunse anche la legge isocora, ovvero essendo isocora, quindi prende in considerazione le dinamiche in gioco, sono la pressione e la temperatura, in cui il volume resta costante, ovvero il volume di cosa, cioè il rapporto tra la pressione e la temperatura è costante. Vediamo il disegno. Dato sempre, in questo caso, nessun peso sul pistone, a temperature minori, nel momento in cui andiamo a riscaldare tale sistema, cosa succede alle particelle? Le particelle, allora, innanzitutto la velocità inizia ad aumentare, l'energia cinetica aumenta, perché noi ricordiamo, ho detto precedentemente, la velocità mv quadro, la velocità è all'interno della forma di energia cinetica, quindi anche qui l'energia cinetica, la velocità inizia ad aumentare, gli urti iniziano a essere più forti e la pressione è sempre più maggiore. La legge da ricordare di Isocora è la seguente: il rapporto delle pressioni e temperature iniziali è uguale al rapporto delle pressioni e temperature finali. La pressione di una determinata quantità di gas a volume costante è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta. Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro. Ecco, un altro esponente è lui, Avogadro, cioè a volumi uguali di gas diversi, alla stessa temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole. Infatti, non ci dobbiamo spaventare in base a ciò che dice l'Avogadro, cioè volumi uguali di gas diversi, volumi uguali di gas diversi, in questo caso l'ossigeno e l'idrogeno, alla stessa temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole, il cui rapporto tra le masse dello stesso volume di ossigeno e lo stesso volume di idrogeno, in questo caso è 16. Perché a parità di pressione e temperatura in un litro di gas ossigeno e un litro di gas idrogeno è presente lo stesso numero di molecole. Facendo il rapporto delle loro masse, cioè mettendo in rapporto la massa dell'ossigeno e la massa dell'idrogeno, quindi io sto attento applicando il principio di Avogadro, cosa succede? Su un litro, e per questo c'è il grammi litro, che è come dire grammi su un litro, grammi su un litro. Questa espressione qua si può scrivere anche in questo modo: grammi 0,089 grammi. Ovviamente su tutto un litro si può scrivere anche in questo modo, però ricordando che il rapporto delle due masse è sul litro. Scrivere così è
in quanto perché tu stai indicando a chi legge che il rapporto delle due masse sta avvenendo nello stesso litro. Avogadro, innanzitutto, la massa di un litro di gas corrisponde alla sua densità, poiché la densità è la massa sul volume, la determinazione della densità dell'aria, ad esempio. La berta è vuota perché l'aria è stata allontanata con una pompa da vuoto. Si pone la berta vuota sulla bilancia e si azzera. Si apre la pinza e si lascia entrare l'aria. La massa si legge sullo schema sulla bilancia 0,61. Si determina il volume della berta. Quindi, cosa è successo? Che nella sua densità, facciamo appunto un esempio, mentre in cui anche qui la legge che di solito viene usata è la seguente. Ovviamente viene usata soprattutto quando non dobbiamo lavorare sulle masse. In un esercizio che bisogna applicare la legge di Avogadro, esempio 3 molecole di idrogeno, atomo biatomico per intenderci, e biatomico anche per l'azoto, forma appunto due molecole di ammoniaca. Cioè, quindi avremo tre molecole più una molecola e si forma due molecole. Ma dire ciò cosa significa? Dire ciò significa che anche nel suo significato Avogadro, che tre moli di idrogeno e una mole di azoto forma due moli di ammoniaca. Allo stesso modo, tre volumi di idrogeno e un volume di azoto forma due volumi di ammoniaca. Quindi, anche qui, se io mettessi tre scarpe più una scarpa, cosa si formano? Non quattro scarpe. Ma ovviamente, dato il coefficiente stoichiometrico, due scarpe. È proprio nella sua identificazione di Avogadro che vuole esprimere questa cosa qui. Un quiz sempre del concorso, c'era un esercizio tale anche nei diversi quiz di scienze naturali, chimiche e biologiche, proprio perché il candidato non deve concentrarsi proprio sulla sua reazione, ma sul suo significato. Anche gli studenti, nel momento in cui studiano la legge di Avogadro, devono comprendere ciò. Al di là che poi il rapporto delle loro masse dà un numero, questa è una formula corretta da applicare. Ma teoricamente Avogadro è ciò. Facciamo un esempio. L'ammoniaca brucia in presenza di ossigeno formando monossido di azoto e vaporacqueo. Quindi, quanti volumi di monossido di azoto non si ottengono da un volume di ammoniaca alla stessa temperatura e pressione? Avogadro si sa, innanzitutto ci deve essere sia la temperatura e la pressione uguali, se no non si può applicare Avogadro. 4 moli, molecole, ioni, scarpe di ammoniaca più 5 moli, volumi, molecole, ioni di ossigeno, cosa formano? 4 moli, molecole, ioni di monossido di azoto più 6 moli, molecole, volumi di acqua. Quindi cosa significa? Una mole di ammoniaca corrisponde a una mole di monossido di azoto a temperatura e pressione costanti. Un volume di ammoniaca corrisponderà a un volume di monossido di azoto. In questo caso, 4 moli di ammoniaca corrispondono a 4 moli di monossido di azoto. Le seguenti diapositive mostrano appunto la legge di Boyle, la legge di Challis e la legge di Avogadro. Ma facciamo una sintesi un po' di ciò, perché quello che ci interessa sapere, oltre ai piccoli strumenti che citati recentemente,
Cosa arriva? La legge di Boyle, di Chalice e Avogadro fanno pensare appunto alla compiutezza nell'equazione gas ideali. Quanto è un gas viene detto ideale? Un gas ideale viene detto anche gas perfetto. Ok? È un gas descritto dall'equazione gas di stato dei gas perfetti e che quindi rispetta la legge di Boyle, la prima legge di Gay-Lussac, o legge di Chalice detta implicitamente, e la legge di Gay-Lussac in tutte le condizioni di temperatura, densità e pressione. Quindi in questo caso c'è l'aiuto che nel momento in cui Boyle, dove il volume è proporzionale a 1 fratto P, il Chalice è il volume proporzionale alla temperatura e la legge di Avogadro è il volume proporzionale alle moli. Ovviamente il volume è costante per le moli, per la temperatura sulla pressione, una costante chiamata la costante di gas, cioè il PV uguale nRT. Le condizioni a 0 gradi e un'atmosfera sono dette temperature e pressioni normali, condizioni normali, da non confondere con le condizioni standard. Le condizioni normali sono a 0 gradi e un'atmosfera. Gli esperimenti mostrano che in condizioni normali una mole di un gas ideale occuperà sempre, questo è molto importante, 22,414 litri, sempre, sempre, per ogni verità, sempre, in assoluto. Gli esperimenti mostrano che in condizioni normali una mole di un gas ideale occupa 22,4 litri. Ora, se dovessimo ricavare la legge dei gas perfetti, quindi R uguale PV uguale fratto mol per T, un'atmosfera per il volume di gas in litri che viene occupato dal gas in una mole, sul mole per il 273 Kelvin, cosa ottengo? Ottengo la legge dei gas perfetti, 0,082 litro per atomo fratto Kelvin per mol. Quindi un esercizio che ti dica qual è il volume in litri occupato da 49,8 grammi di acido cloridrico in condizioni normali. Anzitutto, condizioni normali devi pensare che la temperatura è 0 gradi, quindi 273,15 Kelvin. A condizioni normali la pressione è un atomo. PV uguale nRT, mi dica qual è il volume, quindi mi ricavo il volume. Quindi in questo caso le moli, come ottengo le moli? Le moli, ricordate che è la le moli è dato dalla massa fratto massa molecolare, grammi moli. In questo caso è stato già rovesciato su una mole, quindi è come dire la massa è data dal numero di moli fratto la massa molecolare, numero di moli, la massa fratto la massa molecolare, quindi è dato, se io dovessi scrivere ciò è dato 49,8 grammi per, attenzione, fratto 36,45 grammi moli. Se io dovessi rovesciare grammi per moli, grammi e aggiungo di fianco e ottengo le moli. E ragion per cui bisogna stare attenti all'unità di misura. Detto ciò, trovando anche le moli, trovando anche ovviamente questo è noto, queste note, queste note, si ottengono i litri. Un altro problema è il seguente, cioè dove ti dà appunto. L'argon è un gas inerte utilizzato nelle lampadine per ritardare la vaporizzazione del filamento. Una lampadina contenente argon ha 1,20
Atma è 18 gradi, riscaldato a 85 gradi a volume costante. Qual è la pressione finale dell'argon nella lampadina? Qua si può usare la legge dei gas perfetti, però prendendo in considerazione che cosa ti dice? Volume costante, quindi Isocora. Prenderò la legge di Isocora, in questo caso questa, e avendo la pressione iniziale, la temperatura finale, mi risale la pressione finale e ottengo l'atmosfere. Densità si sa, la densità è la massa sul volume, ossia il peso molecolare sulla R per T. Anche in questo caso bisogna fare attenzione a questa regola qui. Cioè la massa è la massa del gas in grammi, la M sta a indicare la massa molare e molecolare del gas. La massa molare di una sostanza gassosa, grammi. La massa molare, anche questa è un'altra legge, dove dice che la densità del gas in grammi litri per R per T fratto la pressione. Facciamo un esempio: un recipiente di 2,10 litri contiene 4,65 grammi di un gas a un'atmosfera e 27 gradi. Qual è la massa molare del gas? La massa molare del gas, ricordando la formula densità per R per T fratto P, al di là che la massa suo volume, dato mi dia già la massa e il volume del recipiente, ottengo la densità, quindi vado solo a sostituire e ottengo la massa molare del gas. Facciamo un altro esempio, dato appunto una reazione chimica, qual è il volume del biossido di carbonio? Questo è molto importante, memorizzatela, perché C6H12O6 più 6 molecole di ossigeno da 6 molecole di biossido di carbonio più acqua, e là appunto mi fa pensare che ci sia quella fotosintesi di mezzo. Formula inversa sarebbe la respirazione. Al di là che C6H12O6 CH6O preso due volte e questa C mi possa pensare che posso scrivere anche in questo modo. Comunque, questa reazione è la fotosintesi e data sta reazione mi dice qual è il volume di biossido di carbonio prodotto a 37 gradi atmosfera quando sono usati 5,60 grammi di glucosio nella reazione, quantità di reagente, moli di reagente, moli di prodotto e quantità di prodotto, cioè cosa significa? Se mi dai le grammi del glucosio e le moli, quindi io sto applicando in questa cosa qui la legge di Avogadro, cioè nel senso che quei grammi di glucosio corrisponderanno anche alle moli di glucosio, il cui sono associate nei prodotti al biossido di carbonio, e cui è associata il volume. Cioè, io posso prendere anche dalle reazioni chimiche le moli coefficienti stoichiometrici, meglio dire, per determinarmi le moli. Molto spesso lo uso personalmente, anche io quello che insegno, perché è molto utile facendo ciò, perché uno lo studente capisca bene quando applicare nel suo significato Avogadro, e capisce anche l'unità di misura. In questo caso 5,60 grammi di glucosio per il suo peso molecolare, quindi anche qui grammi moli già invertiti in questo caso, quindi come dire fratto 180 grammi glucosio fratto 180 grammi moli, ovviamente si può scrivere così. Il risultato ottenuto mi darà appunto le moli. Le moli ovviamente lo dovrò in qualche modo riprendere il 6, le moli di biossido di carbonio, perché una parte il glucosio si è tutto esaurito, rimane appunto le uniche moli di biossido di carbonio. Ottenendole posso poi applicare la legge dei gas perfetti che mi risalisce appunto qual è il volume del biossido di carbonio e ottengo il volume di biossido
di carbonio che mi serve per. È un sistema molto più articolato, però se hai capito molto bene, è moltissimo aiuto nel momento in cui l'esercizio ti dà la stechiometria, ecco, i coefficienti stechiometrici, e si risolvono i problemi in un attimo. La legge generale dei gas, ecco, Dalton, legge delle pressioni parziali di Dalton, dice che la pressione totale esercitata in una miscela di diversi gas dipende dal numero complessivo di atomi e molecole che la costituiscono e non dal tipo di gas. Dalla combinazione fra le tre leggi, come abbiamo citato prima, che è il prodotto della pressione per volume direttamente proporzionale alla temperatura assoluta. Dalton, infatti, che la pressione, nel momento in cui noi esercitiamo una pressione 1 e una pressione 2 e il volume e temperature sono costanti, mescolando i gas, la pressione totale sarà la somma delle pressioni iniziali. Semplicemente così, cioè la pressione totale esercitata in una miscela di diversi gas dipende dal numero complessivo di atomi e molecole che la costituiscono dal tipo di gas. Facciamo un esempio: nel momento in cui Dalton si è rifatto alla legge dei gas perfetti ideali, consideri che il caso in cui due gas A e B sono in un recipiente di volume noto, PA è uguale al numero di moli di A per RT fratto V e PB è il numero di moli di B per RT fratto V. Da non confondere che il numero di moli di A appartengono alla pressione di B, no, perché ogni moli di quel gas lì appartiene alla propria pressione. Quindi la pressione totale è data dalla somma delle pressioni. E quindi le frazioni molari che non sappiamo bene che si fanno riferimento alla frazione molare delle moli di cui è costituito quel gas è dato semplicemente il rapporto della pressione dal numero moli di A sulla somma delle moli di A del gas di A e delle moli del gas di B. Così dicendo, la frazione molare di B è data dalle moli di B del rapporto delle moli del gas di A e delle moli del gas di B. In sintesi, PA uguale alla frazione molare di A per la pressione totale, la pressione B è uguale alla frazione molare di B per la pressione totale. Questo significato qui la si può esprimere anche in questo modo. Oppure in questo modo qui, frazione molare come le moli iesime sulle moli totali di quel gas lì. E questo qua, facendo ciò, applichiamo sia a Avogadro in parte per il significato di moli e sia Dalton, le pressioni parziali di Dalton. All'università si associa a Dalton anche alla temperatura. Andiamo avanti comunque in questo esercizio. Che un campione di gas naturale contiene 8,24 moli di metano, 0,421 moli di C2H6 e 0,116 moli di C3H8. Sono idrocarburi, quindi catena alifatica. Se la pressione totale dei gas è 1,37 atmo, qual è la pressione parziale del propano? Quindi, in questo caso, etano, propano e metano, ecco, per intenderci. Si sa che la pressione parziale dobbiamo ricordarci questa, e noi sappiamo bene che la X è dato dal moli del gas fratto le moli, in questo caso le due gas di A e più moli di B. Ora, noi sappiamo che l'esercizio è di bassa e di facile natura, quindi ci dà già le moli. Nel caso in cui ci fosse proprio la reazione, noi possiamo applicare Avogadro e dire appunto, guarda, dati i coefficienti stoichiometrici, noi possiamo anche dire che tali coefficienti stoichiometrici nel momento in cui la reazione è bilanciata risalgono le moli. Ma in questo caso le moli, in questo caso ci dà già il problema,
Quindi in questo caso propano, poi le moli degli altri gas. Mi dà poi la pressione totale e ottengo la pressione parziale del propano. Come accennavo, molto spesso le pressioni a vapore vengono associate alle loro temperature. In questo caso, a 0 gradi, la pressione a vapore acqua in millimetri mercurio è 4. È circa 4,58. Ad esempio, nel momento in cui noi un subacqueo e la legge dei gas, ecco, ovviamente nel sistema respiratorio, cosa succede? Noi, ovviamente, a profondità minore, la pressione è minima. A profondità maggiore, la pressione inizia sempre più a aumentare. Ma nell'organo cosa succede? Negli organi, gli alveoli, quanto abbiamo detto? Che la pressione diminuisce e il volume aumenta, ovviamente perché ha maggior capacità di adempimento nel sopportare l'ossigeno. Come accennavo dall'inizio del video, le particelle possiedono una certa quantità di energia cinetica dovuta al loro moto e una certa energia potenziale che dipende dalla loro posizione reciproca. La somma di energia cinetica e energia potenziale delle particelle che costituiscono un sistema è chiamata energia interna del sistema, che è data dalla somma di energia cinetica e energia potenziale. Fornendo calore, le particelle si muovono più velocemente, quindi cresce l'energia cinetica, e si allontanano con gli urti, cresce l'energia potenziale. Ad esempio, l'acqua fredda e l'acqua calda, sciogliamo cristalli violetti di permanganato di potassio, KMnO4, in acqua fredda e calda. Cosa succede? Che in acqua fredda stanno lì, in acqua calda sono già sciolti. Quindi dobbiamo ricordare che la teoria cinetica molecolare dei gas segue alcune leggi, regole molto importanti. E come accennavo prima, un mezzo è per mu, massa per velocità al quadrato. Un gas è composto da molecole che sono separate tra loro con distanze molto più grandi delle loro dimensioni. Le molecole possono essere considerate dei punti, cioè possiedono una massa ma hanno un volume trascurabile. Le molecole di gas sono in costante movimento in direzioni casuali e collidono frequentemente l'una con l'altra. Le collisioni tra le molecole sono perfettamente elastiche. Le molecole di gas non esercitano né forze attrattive né forze repulsive tra loro. L'energia cinetica media delle molecole è proporzionale alla temperatura del gas in Kelvin. Qualsiasi coppia di gas alla stessa temperatura avrà la stessa energia cinetica media. Quindi ricordiamoci bene Boyle, Chalice, Gay-Lussac, Avogadro, legge pres le pressioni parziali di Dalton. Un altro esempio è il seguente: quando un gas ideale viene deviato dal suo, appunto, dal suo comportamento. Un altro esempio, anche quando l'effetto delle forze intermolecolari sulla pressione esercitata da un gas. Quindi si studia meglio in fisica, anche e soprattutto nel campo magnetico degli urti. Anche qui l'equazione di Van der Waals viene più citata teoricamente che espresso attraverso gli esercizi, perché anche qui ci sono le costanti di Van der Waals di alcuni gas comuni, dove appunto ti indica la pressione corretta. È volume corretto uguale a nRT, cioè nel senso PV, cioè il P, la pressione aggiunto alla costante più il volume sottratto alla costante di un gas non ideale, cioè nel momento in cui ho di fronte un gas dove non si comporta più come un gas ideale, in questo caso l'ammoniaca si comporterà più da un gas non ideale e non dobbiamo usare il PV uguale nRT, dovremmo usare l'equazione di Van der Waals. Questo è quello che voglio comunicarvi. Ma molto spesso viene usato più il gas negli esercizi gas. Voglio far notare che ogni gas ha una sua proprietà, cioè nel senso, come si vede da questa diapositiva, la
La distribuzione della velocità di tre gas, in questo caso cloro, azoto ed elio, differenti alla stessa temperatura, in base alla velocità molecolare e al numero di molecole, come ben notate, è molto diversa. La distribuzione della velocità dell'azoto gassoso, anche nello stesso tempo, di cui la sua proprietà a diverse temperature, è molto diversa. Quindi si può usare questa regoletta qua per capire anche la velocità. Non viene usata molto spesso al liceo, neanche nel mio caso all'università, ma esiste. Si può parlare anche di diffusione gas, cioè il graduale mescolamento delle molecole di un gas con le molecole di un altro in virtù delle loro proprietà cinetiche, che nel caso del cloruro di ammonio, dell'acido cloridrico e dell'ammoniaca. Infatti, la fusione di gas è il processo per cui un gas sotto pressione si sposta da un compartimento di un contenitore ad un altro passando attraverso una piccola apertura. Anche in questo caso, il liceo non viene proprio trattato questo argomento. Grazie come sempre per la visione di questo video. Come sempre, io vi lascio un grande abbraccio. Noi ci vediamo nel prossimo video. Regala un sorriso iscrivendoti al canale. Credete in questo canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!